Allora ragazzi, oggi cominciamo un altro capitolo nulla della chimica, che è la cinetica chimica. In effetti questo è un capitolo soltanto teorico, gli esercizi si sono pure, però diciamo esercizi di cinetica chimica non li faccio perché praticamente non è che si può fare tutto. Sarebbe interessante fare anche quelli, però diciamo così non ci sta la possibilità, quindi la vedremo soltanto dal punto di vista teorico. Ma è un capitolo molto 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 importante. Della chimica. Diciamo che avrà riflessi grandissimi soprattutto per quello che riguarda la combustione e i combustibili, diciamo così. Allora, la cinetica chimica è quel capitolo della chimica che si occupa delle velocità di reazione, cioè le reazioni procedono con velocità che sono grandemente diverse. Diciamo ci sono delle reazioni che praticamente sono istantanee e delle reazioni che durano millenni, durano secoli, durano millenni, non vanno nemmeno a completamento. Vi faccio subito qualche, diciamo così, qualche esempio. Se io mescolo un acido, una soluzione acida NaOH con una soluzione basica di HCl, la reazione H più H- che dà un H2O è una reazione che è istantanea. Cioè praticamente è talmente veloce che non si è nemmeno misurato con precisione in quanto tempo va a compimento. Diciamo che avviene in frazioni di secondo. Diciamo che il tempo che serve praticamente perché si abbia perché avvenga il mescolamento delle due diverse soluzioni, la reazione è già praticamente avvenuta. Quindi reazione istantanea. Ad esempio, ecco, poi vi faccio un'altra, diciamo così, un altro anticipo, qualche cosa che verrà più avanti. Il petrolio, come si produce? Come la teoria più accreditata, che, diciamo così, dell'origine del petrolio, è che degli organismi prevalentemente di tipo animale, essenzialmente il plancton, cioè i microrganismi che vivevano nel mare, fossero finiti, diciamo così, sotto la crosta terrestre e per azione delle elevate temperature, delle elevate pressioni in assenza di ossigeno, questi microrganismi alla fine si sono trasformati in una sostanza oleosa che imbeve delle rocce porose. La parola petrolio viene proprio da olio di pietra, signor Ministro. Per ultimarsi questo tipo di processo, non lo so quali sono i tempi necessari, non sono un geologo, dovrei chiedere un po' ai miei amici geologi, ma ci sono sicuramente voluti milioni di anni, chiaro, qualche cosa del genere. Quindi, diciamo, abbiamo mostrato una reazione istantanea, una reazione per cui ci sono voluti milioni di anni. Vogliamo prendere una reazione che ha una durata intermedia? Ad esempio, che vi posso dire? Quando voi mescolate la polvere di cemento con l'acqua, la polvere di cemento reagisce proprio con l'acqua, dà origine a una serie di reazioni chimiche con l'acqua. Bene, il tempo in cui si ritiene che le reazioni di idratazione del cemento si portino a compimento è un anno, chiaro? Ma nella teoria, nella realtà non è nemmeno così. Perché praticamente in un anno reagisce il 97-98% di quello che può reagire. Il restante 2-3%, diciamo così, ci mette un tempo infinito. Chiaro? Quindi ripeto, è un capitolo, diciamo così, estremamente... reazioni chimiche hanno velocità di reazione che sono estremamente variabili. Diciamo la velocità delle reazioni chimiche che si può misurare bene è quella delle reazioni che hanno velocità intermedie, cioè non devono essere né tempi biblici né tempi istantanei. E ripeto, è un fatto molto 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 importante perché vedremo come considerazioni di velocità di reazione sono molto molto importanti affinché una data reazione possa avvenire o possa non avvenire. Allora, andiamo un pochettino a vedere, diciamo così, quali sono praticamente i parametri che influenzano una reazione chimica. Li vediamo subito. Me li vado anche, diciamo così, a scrivere. Dunque, se la reazione è omogenea che significa? Significa che tutti i reagenti si trovano tutti nella stessa fase, cioè o sono tutti quanti dei gas o sono tutti quanti in soluzione, quindi questo vuol dire. Allora, se la reazione è omogenea,
Dunque, la velocità di reazione è condizionata dalla natura dei reagenti, natura chimica dei reagenti. Due, dalla concentrazione dei reagenti. Dalla temperatura. Dalla presenza di sostanze chimiche che funzionino da catalizzatore. Va bene? Adesso poi, se la reazione avviene in fase eterogenea, cioè in poche parole abbiamo un reagente che si trova in fase gassosa, un altro reagente che si trova in fase solida, oppure un reagente che si trova in fase soluzione, un reagente che si trova in fase solida, allora dobbiamo considerare un quinto punto. Quindi per le reazioni eterogenee oltre praticamente questi punti che abbiamo visto, per le reazioni eterogenee abbiamo la superficie specifica dei solidi. Dei solidi o dei liquidi, dei solidi o dei liquidi. Allora, esaurisco rapidissimamente questo punto qui. Praticamente noi, se abbiamo una reazione che avviene fra un solido e un aereiforme, questa reazione dove avviene? Avviene solo sulla superficie di separazione del solido con l'aereiforme. Quindi maggiore è la superficie specifica, più veloce è la reazione. Vi faccio un esempio molto molto semplice. Supponiamo di avere, che ne so, un cubetto di cemento che viene immerso in acqua. La reazione fra l'acqua e il cubetto di cemento avviene solamente sulla superficie, giusto? Poi praticamente dopo che ha reagito lo strato superficiale, l'acqua penetra ancora più all'interno e reagisce anche quello che sta all'interno, chiaro? Allora, se noi abbiamo, supponiamo di avere un cubetto dello spigolo di un centimetro, noi abbiamo praticamente che questo cubetto dello spigolo di un centimetro tiene praticamente una superficie che è di 6 centimetri quadrati, perché ogni faccia avrà una superficie di un centimetro, 6 facce del cubo, quindi 6 centimetri quadrati. Se io adesso questo cubetto lo vado a dividere in 1000 cubetti di cemento che hanno ognuno lunghezza un millimetro, io ho 6000 cubetti da un millimetro cubo. Ogni cubetto di questi qua avrà una superficie di 6 mm quadrati, ma 6 mm quadrati per 6000 farà praticamente un numero superiore ai 6 cm quadrati che noi abbiamo considerato. Se lo vogliamo proprio andare a vedere, diciamo così, noi abbiamo che la superficie specifica, com'è? Superficie specifica che si indica con sigla, è uguale praticamente alla superficie diviso la massa. Allora, la massa è uguale praticamente, noi abbiamo che la densità è uguale alla massa fratto il volume, quindi possiamo dire che la massa è uguale al volume per la densità. Quindi allora noi abbiamo qui che avremo superficie diviso densità per volume. Adesso, se noi abbiamo un cubetto, vedete, la superficie sarà data per 6
L al quadrato, ove L è lo spigolo del cubo. Il volume invece verrà dato, D resterà sempre come una costante, come L al cubo. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che alla fine cosa esce? Esce 6D che moltiplica 1 fratto L. Cioè che la superficie specifica è inversamente proporzionale alla dimensione caratteristica del solido che noi stiamo considerando. Quindi più piccolo è il solido, più piccolo è il pezzo di solido che noi stiamo considerando, maggiore è la sua superficie. Adesso quando noi abbiamo una reazione eterogenea, diciamo così, questo punto qua è importantissimo, è chiaro? Diciamo generalmente accoppa tutti quanti gli altri punti, solo la temperatura rimane importante quando questo, quando è una reazione eterogenea. Se invece la reazione non è eterogenea, allora consideriamo questi quattro punti. Cioè l'ho voluto subito, diciamo così, spiegare, perché poi, ripeto, sarà molto importante quando studieremo i combustibili solidi e anche alcuni combustibili liquidi. Ricomincio, diciamo a parlare di quello che diremo, diciamo, nella parte finale di questo corso. Allora, tornando praticamente alle reazioni omogenee, abbiamo che bisogna andare a considerare questi quattro punti quando noi andiamo a considerare la velocità delle varie reazioni. Natura dei reagenti, diciamo così, questa è una cosa immediatamente, diciamo, spiegabile. Cioè è chiaro che se reagisce, diciamo, una specie con un'altra specie oppure variamo questi composti chimici, diciamo, il comportamento è completamente diverso. Vogliamo fare un esempio? Facciamolo subito. Prendiamo, diciamo così, un ossidante molto forte, lo ione permanganato in ambiente acido. Se noi praticamente lo facciamo reagire con Fe più 2, abbiamo detto in ambiente acido, quindi ci dobbiamo andare a mettere degli H+, abbiamo che questo si trasforma in Mn2+, più, diciamo così, Fe3+, e poi qui si formerà dell'acqua. Quindi praticamente che succede? Che lo ione permanganato è un forte ossidante e ossida l'Fe+2, Fe+3. Diciamo, questa è una reazione che è velocissima, ci mette pochi secondi a venire. Diciamo che questa la vogliamo andare a bilanciare, abbiamo che questo passa da più 5, da più 7 a più 5, quindi 5 elettroni, questo da più 2 a più 3, quindi un elettrone, quindi dovremo andare a mettere un 5 qua, un 5 qua, poi abbiamo praticamente 5 per più 2 più 10 meno 1 fa più 9, quindi praticamente abbiamo qui più 9, qui invece abbiamo 5 per più 3 più 15. E quindi praticamente abbiamo che ci sono, scusami, meno 4 passa da meno 4 meno, questo passa da più 7 a più 2, quindi abbiamo che sono 5 elettroni, questo passa da più 2 a più 3, quindi è un elettrone. Quindi 5 di questo qui per uno di questo qui. Quindi 5 di questo qui per uno di questo qui. Quindi qui abbiamo 5 per più 2 più 10, praticamente, più 10, quindi meno 1, qui sono più 9. E qui abbiamo 5 per più 3 più 15 più 2 fa più 17. Quindi per andare da più 9 a più 17 qua ci vogliono 8 H+, e quindi qua 4 H+. Vabbè, questa già la conoscevamo. Allora, praticamente questa reazione è praticamente istantanea e questo lo possiamo, diciamo così, vedere quando praticamente noi facciamo venire in laboratorio questa reazione, perché questo ione permanganato è fortemente colorato in viola. Allora, quando reagisce con questo e si trasforma in Mn2+, questo è incolore, per cui la sparizione della colorazione viola vi dice praticamente che la reazione è avvenuta. Diciamo che quando aggiungiamo la soluzione di ioni Fe3+, la decolorazione è immediata. Stesso proprio, diciamo così, all'atto del dissolvimento, del mescolamento, scompaiono.
Se invece, diciamo così, facciamo reagire l'MnO4 con ad esempio dell'acido ossalico, che è un composto che ha formula COOH, e lo ossida praticamente a anidride carbonica, abbiamo che questa reazione, lo stesso ossidante nello stesso ambiente acido, ci mette diverse ore. Quindi questo per dirvi come anche la, cambiando uno solo dei due reagenti, da che si ha una reazione molto veloce, si ha una reazione piuttosto lenta, ci mette diverse ore. Giusto un esempio questo qui. Poi, concentrazione dei reagenti. Dunque, la concentrazione dei reagenti vuol dire praticamente che più concentrati sono i reagenti, più veloce è, diciamo così, la reazione che noi stiamo considerando. Per andare, diciamo così, a vedere qual è il tipo di dipendenza che lega la velocità di una reazione alla concentrazione dei reagenti, dobbiamo però andare prima a definire che cos'è la velocità di reazione. E allora qui dobbiamo, diciamo così, armarci di un pochino di pazienza, perché abbiamo bisogno di un po' di matematica. Allora, supponiamo di avere una reazione molto semplice. Vedete, un composto A e si trasforma in un composto B. Allora, andiamo praticamente a riportare, diciamo così, su un diagramma la concentrazione della specie A e anche la concentrazione della specie B in funzione del tempo. Va bene? Allora, praticamente, se questo è il valore della concentrazione iniziale della specie A, cioè è A con 0, cioè A al tempo 0, noi vedremo una funzione più o meno del genere. Avremo che farà qualcosa del genere, vedete? La concentrazione diminuisce e diminuisce in maniera asintotica nel tempo. Supponendo praticamente che la stechiometria della reazione è 1 a 1, cioè una molecola di A si trasforma in una molecola di B, e supponendo che la concentrazione iniziale del reagente B sia 0, noi avremo che la concentrazione della specie B farà qualche cosa del genere. E questo è il valore di A con 0, tenderà asintoticamente a questo valore qui. Quindi questa è la concentrazione della specie A, questa è la concentrazione della specie B. Va bene? Allora, per andare a definire la velocità di reazione, che cosa si fa? Prendiamo ad esempio la concentrazione della specie A. Se noi vogliamo andare a definire la velocità di una reazione chimica, la cosa più semplice è andare a individuare un intervallo di tempo, vedete? Questo lo chiamiamo tipo 1, questo lo chiamiamo tipo 2. Andare praticamente a valutare il valore della concentrazione della specie A al tempo 1, il valore della concentrazione B al tempo 2, e noi definiamo la velocità media della reazione chimica nell'intervallo di tempo T con 1 e T con 2 come la velocità di reazione si indica o con V o si indica a volte anche con R. Alcuni libri portano V, alcuni libri portano R, è assolutamente la stessa cosa. Comunque, indichiamola con R, va, perché diciamo così, dall'inglese rate, che vuol dire velocità. Dunque, la velocità media è pertanto risulta essere uguale alla differenza di concentrazione che c'è nell'intervallo T1-T2, quindi praticamente concentrazione del reagente A al tempo 2 meno reazione concentrazione al tempo 1 fratto T con 2 meno T con 1. Però praticamente la concentrazione del reagente va diminuendo nel tempo. Allora, per non dare una velocità negativa, ci si mette un meno qua avanti.
diciamo, utilizzando la simbologia delta, che è più semplice, possiamo scrivere praticamente che la velocità media nell'intervallo di tempo t con 1 t con 2 è meno delta A fratto delta T. Giusto? Va bene? Però non è stato casuale che abbia utilizzato la parola media, velocità media. Cioè, praticamente, questo è il valore medio della velocità in questo intervallo di tempo. Se noi praticamente volessimo la velocità in un punto, che cosa dovremmo fare? Dovremmo praticamente andare a rimpicciolire questo intervallo, cioè invece di andare a prendere questo intervallo qua, t con 1 meno t con 2, dovremmo fare un intervallo un pochettino più piccolo. Ovviamente andando a dire a ridurre l'intervallo di tempo, il delta t si riduce, ma contestualmente si andrà a ridurre anche l'intervallo di concentrazione. Va bene? Questa sarà sempre la, diciamo così, velocità media nell'intervallo di tempo t1-t2, solo che t1-t2 è più piccolo, per cui sarà un valore più vicino alla velocità di reazione che ha proprio nel punto che noi siamo andati a considerare. Per farla breve, se noi vogliamo avere la velocità in questo punto qui, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far diventare sempre più piccolo l'intervallo della grandezza che noi andiamo a riportare sull'asse delle ascisse, e contestualmente deve diventare sempre più piccolo anche il valore dell'intervallo della grandezza che viene riportato sull'asse delle ordinate. Alla fine, praticamente, per avere il valore della velocità in quel punto lì, parlando con terminologia, ahimè, matematica, questo intervallo, questo delta, deve tendere a zero, deve essere, come si suol dire, piccolo a piacere. Piccolo a piacere che cosa significa? Significa che fissato qualunque epsilon, piccolo quanto vogliamo noi, questo delta t può essere più piccolo di questo epsilon piccolissimo che noi siamo andati a fissare. Cioè deve essere una grandezza invece che finita, deve essere una grandezza, come si suol dire, infinitesima. È chiaro? Quindi praticamente, diciamo così, noi dobbiamo far tendere praticamente a zero il delta t e il delta A, per cui la velocità in quel punto che noi siamo andati a considerare, che cosa sarà? Sarà il limite per delta t che tende a zero di delta A, di meno delta A fratto delta t. Questo è che cosa è uguale? Alla derivata della concentrazione di A in t. Questo è un pochettino di matematica spicciola, chiaro? Adesso, ragazzi, praticamente, voi l'esame di fisica non l'avete fatto ancora. Quando voi farete le prime lezioni di fisica, la prima cosa che si fa in fisica è la cinematica. Quando voi andate a fare la cinematica, la prima cosa che andrete a fare in cinematica è la velocità. Definirete la velocità di un punto che si muove su una retta. È fatto in maniera tale qua questo. Quindi vi siete già fatto una lezione fisica adesso, praticamente, perché... Diciamo così, una volta tutti quanti questi corsi partivano tutti quanti insieme, per cui il chimico si avvantaggiava di quello che aveva fatto il fisico e trovava che il fisico già gli aveva fatto la lezione. Ma invece, poiché i corsi di fisica sono al secondo semestre, è il fisico che si avvantaggia del lavoro che ha fatto il chimico, praticamente. Perché voi, se dovete andare a definire la velocità di un punto che si muove su una retta, o più prosaicamente la velocità di un'automobile che si muove troppo una strada, e praticamente voi che cosa dovete andare a fare? Dovete andare a prendere un intervallo t con 1, t con 2, poi prendete s con 1, s con 2, poi fate delta s in funzione di delta t e poi fate tendere il delta t a 0 ed esce praticamente la derivata di questa roba qua. È chiaro? Quindi è esattamente la stessa cosa. L'unica differenza quale viene a essere? Che invece di andare a portare la
concentrazione della specie A, voi portate praticamente lo spazio percorso. È esattamente la stessa cosa. Quindi praticamente la velocità di reazione, come è, diciamo così, indefinita, è definita come il limite di meno delta A in delta T per delta T che tende a zero. Questi però a questo punto risulta essere uguale a dB in dT che tende a zero, dB in dT. Questo perché? Perché praticamente se voi andate a fare il ragionamento sul prodotto di reazione invece che sul reagente, la concentrazione del prodotto di reazione va aumentando col tempo, per cui non bisogna più metterci il segno meno davanti. Per cui voi potete andare a definire la velocità di reazione di questa reazione qui semplice semplice come R uguale a meno, scusate, meno dA in dT o uguale a dB in dT. Va bene? Quindi questa è la definizione di velocità di reazione chimica. Ci sono problemi? No. Allora, torniamo praticamente al punto che noi stavamo considerando. Abbiamo detto che la velocità di una reazione chimica è funzione della concentrazione dei reagenti. In che maniera? Lo vediamo subito. Scriviamo una generica reazione chimica. A molecole della specie A in fase gassosa reagiscono con B molecole della specie B in fase gassosa per darci C molecole della specie C in fase gassosa più D molecole della specie D in fase gassosa. È ovvio che in questa reazione generica che ho scritto le lettere maiuscole indicano diversi composti chimici, le lettere minuscole indicano i coefficienti stoichiometrici. Va bene? E praticamente noi abbiamo che la velocità di questa reazione R è proporzionale alla concentrazione di A e alla concentrazione di B secondo la legge che mi accingo a scrivere. R uguale a K, che è una costante, che moltiplica la concentrazione della specie chimica A elevata ad n per la concentrazione della specie chimica B elevato ad n. Adesso praticamente questi esponenti m ed n vengono chiamati ordini cinetici della reazione e si dice che la reazione segue una cinetica dell'ordine M nel composto A e dell'ordine N nel composto B e che globalmente è di ordine M più N. Va bene? Sono definizioni. Adesso, questo punto qui che vi dico adesso è molto delicato perché gli studenti si sbagliano, non lo so perché si sbagliano tanto. Seguite bene quello che sto dicendo adesso. Generalmente l'ordine della reazione MN è diverso dai coefficienti stoichiometrici A e B. Chiaro? In genere è così. Ci sta solamente un caso in cui coefficiente stoichiometrico e ordine di reazione coincidono e alla fine della lezione sulla cinetica vi spiegherò qual è questo caso, ma in genere ordine di reazione e coefficiente stoichiometrico non coincidono, coincidono in un solo caso che vi spiegherò alla fine di questa lezione. Capiremo anche perché in alcuni casi coincide e in altri casi non coincide. Va bene? Benissimo, allora praticamente noi abbiamo che questa è la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti.
Abbiamo detto che poi è dipendente anche dalla temperatura. In effetti, da questa legge qui, la dipendenza dalla temperatura non si vede. E invece la dipendenza dalla temperatura si annida dove? Si annida qui, nella costante cinetica. Questa è una costante ed è funzione soltanto della temperatura assoluta. Va bene? Adesso dovrei essere un po' più preciso e indicare che questa K con cui si indica la K cinetica è una K minuscola, perché con la K maiuscola si indica un altro tipo di costante che studieremo in un'altra lezione, la costante d'equilibrio. La K minuscola in teoria si dovrebbe andare a scrivere in questa maniera qua, vedete? Cioè una K praticamente con la prima asticella più corta. Diciamo, la lettera K non si utilizza molto nell'alfabeto italiano, per cui la K non la sappiamo scrivere bene. Comunque questa K qui sui libri la trovate con una K minuscola, perché con K maiuscola si indica un'altra cosa. Questa grandezza qui, K minuscola, è detta la costante cinetica della reazione ed è funzione solo della temperatura assoluta. Vi ripeto, la dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura si annida in questa K, perché K è funzione praticamente della temperatura assoluta di questo tipo. A, che è una costante che moltiplica, è elevato a meno l'energia di attivazione fratto RT. Adesso battezziamo i vari simboli che compaiono in questa espressione. Prima cosa, questa espressione è la legge di Arrhenius, che vi dà la dipendenza della costante cinetica dalla temperatura assoluta. Perché vedete, questa T che compare qua è la temperatura assoluta. Poi, questa R che compare qui, che cos'è? Costante dei gas, la costante dei gas ideali. Questa è l'energia di attivazione. Bene, quindi praticamente se voi l'energia d'attivazione, fra poco vedremo che significato ha questa energia d'attivazione, la esprimete in calorie, R dovrà essere espressa in cosa? In calorie, chiaramente, perché le unità di misura devono essere congruenti. Se questa è espressa in joule, deve essere espressa in joule. Qua non ci andrà mai quel valore 0,082, ci andrà o 8,31 o 1,900 che sono joule, oppure praticamente 1,987 che sono praticamente calorie. Poi questo A è un'altra costante che si chiama fattore di frequenza. E questo generalmente è un numero elevatissimo, un numero che è qualche cosa moltiplicato per 10 alla 25, 26, 30, qualche cosa del genere. Sono numeri molto molto grandi questi fattori di frequenza. E tutta questa roba qui si chiama legge di Arrhenius, va bene? Bene ragazzi, quindi praticamente se noi vogliamo andare a diagrammare la costante cinetica in funzione della temperatura, esce praticamente una funzione di questo tipo qui. Se noi diagrammiamo K
in funzione di t e avremo una legge, una funzione di tipo esponenziale che però tende a un valore limite, un valore asintotico che sarà uguale a un po' di matematica. Quando questo tende a infinito, t tende a infinito, questo qui a quando tende a 0, e elevato a 0 quando vale 1, quindi tende a a, l'asintoto sarebbe a. Va bene? Chiaro? Adesso vorrei chiedervi una cosa. Sta legge di Arrhenius era una faccia conosciuta? No, è che chi vi ricorda? Non vi ricorda quella legge di distribuzione delle velocità molecolari? Quella là che vi riporta la frazione di molecole avente energia, velocità superiore a quella di un valore prefissato? Guarda caso è uscita la stessa funzione. Vediamo se i due fatti sono collegati o se non sono collegati. Bene. Adesso andiamo oltre. Quindi io per adesso vi sto semplicemente descrivendo fenomenologicamente come, diciamo così, le grandezze che stanno riportate qua vanno a influenzare la velocità di una reazione. Vediamo il terzo punto. Catalizzatore. Che cos'è un catalizzatore? Dunque, praticamente un catalizzatore è una sostanza chimica, un composto che se è presente, diciamo, in un sistema dove si sta verificando una reazione chimica, questa reazione chimica procede molto più velocemente. Però quello che c'ha di strano è che noi il catalizzatore ce lo ritroviamo inalterato alla fine della reazione. È chiaro? Cioè non è che il catalizzatore viene consumato. Il catalizzatore era presente all'inizio della reazione, ne è presente la stessa massa alla fine della reazione. Cioè non è un reagente, è un qualche cosa che resta inalterato alla fine della reazione. Vi faccio un esempio. Che posso dirvi? Sempre ecco per, diciamo così, cominciare a parlare di qualche cosa che vi interesserà più avanti. La parte più alto bollente che deriva dalla distillazione del petrolio è fatta praticamente da idrocarburi a 50-60 atomi di carbonio. Queste sono delle molecole così grosse che questi idrocarburi si trovano allo stato solido e praticamente è impossibile andarli a bruciare proprio per difficoltà tecniche nella combustione. Allora uno che cosa fa? Butta, che ne so, compra un barile di petrolio. Un barile di petrolio sono circa 150 litri di petrolio. Di questi 150 litri, 30 li butta via perché è roba che poi non si riesce a utilizzare. E cosa si fa? Lo si sottopone a una reazione di cracking, cioè una reazione per effetto della quale queste grosse molecole di 50-60 atomi di carbonio si spezzettano in molecole più piccole di 5, 6, 7, 1, 2, 3 atomi di carbonio. E questi sono degli idrocarburi che possono essere bruciati senza nessuna difficoltà. Adesso la reazione di cracking avviene molto più facilmente in presenza di un opportuno catalizzatore. Il catalizzatore che viene usato per la reazione di cracking è la zeolite Y in forma idrogenionica. Cioè sta zeolite Y in forma idrogenionica è una polvere bianca praticamente. Per esempio, l'ho prodotta anche in laboratorio perché con la zeolite Y in forma idrogenionica ci si possono fare tantissime cose, anche disinquinare le acque, diciamo così, inquinate dalla presenza di pesticidi. E diciamo, io ho pubblicato diversi lavori che riguardano la rimozione di pesticidi tramite l'utilizzo della zeolite Y in forma idrogenionica. Dicevo, sta zeolite Y in forma idrogenionica è una polvere bianca, non è altro che questo. Adesso, alla fine della reazione di cracking, se la reazione di cracking è stata condotta in maniera adeguata, che ne so, in un reattore voi ci avevate messo 10 kg di catalizzatore, alla fine della reazione 10 kg di catalizzatore vi trovate. Andate a fargli i raggi X in modo da andarne a vedere la struttura. È la struttura della zeolite Y, è rimasta struttura della zeolite Y, cioè è un qualche cosa che misteriosamente
non si consuma, ma vi fa avvenire la reazione molto molto più velocemente. Cioè nel senso che se in un'ora, in assenza di catalizzatore, reagivano, che vi posso dire, 10 kg di prodotto di reagente iniziale, in presenza di catalizzatore ve ne reagiscono 1000 kg. Diciamo, un catalizzatore funziona in questa maniera qui, però resta inalterato. Quindi evidentemente deve entrare in qualche maniera, deve in qualche maniera partecipare alla reazione chimica. Vabbè. Allora, e spiegano tutte queste evidenze sperimentali, ci sta la teoria delle collisioni. Che cosa prevede questa teoria delle collisioni? Vediamo un po'. Per effetto della quale l'idrogeno in fase gassosa reagisce con lo iodio in fase gassosa per dare origine a due molecole di acido iodidrico gassoso anch'esso. Va bene? Allora, praticamente secondo la teoria delle collisioni, che cosa deve succedere affinché avvenga questa reazione? Allora, facciamo così, vedete ragazzi, e andiamo a schematizzare la molecola di idrogeno come se fosse fatta così, vedete? Cioè questi sono i due atomi di idrogeno tenuti insieme da un legame e praticamente la molecola dell'idrogeno è piuttosto piccolina. Andiamo anche a schematizzare altrettanto la molecola praticamente dello iodio, che è qualche cosa di simile a quella dell'idrogeno, soltanto che lo iodio è un atomo molto molto più grande di quello dell'idrogeno, quindi sarà una molecola fatta così, vedete? Va bene? Allora, anzi facciamo un pochettino più, dato un momento. Allora, la teoria delle collisioni prevede praticamente che l'idrogeno e lo iodio, per poter reagire, debbano collidere fra di loro. Cioè, in poche parole, questi sono due gas, le molecole si muovono di modo rettilineo uniforme. Supponiamo praticamente che in questo modo rettilineo uniforme, inizialmente queste due molecole siano molto lontane fra di loro e praticamente si muovono l'una verso l'altra. Vedete, l'idrogeno va in questa direzione qui, la molecola di iodio va in questa direzione. Quindi questo qui è l'idrogeno e questo qui è lo iodio. Praticamente, quando collidono, che cosa può succedere? Allora, andiamo a disegnare la collisione. Dunque, quando vanno a collidere, noi abbiamo che la molecola di idrogeno impatta contro la molecola di iodio. All'atto dell'impatto che cosa può succedere? Può succedere praticamente che l'urto sia un urto molto violento o che sia un urto non troppo violento. E da che cosa dipende se l'urto è violento o se l'urto non è violento? Dipende dalla velocità da cui sono animate queste particelle. Adesso, se l'urto praticamente non è troppo violento, che cosa succede? Succede praticamente che le due particelle urtano fra di loro e praticamente rimbalzano l'una sull'altra, non succede assolutamente niente. Quindi quello che si può verificare è questo. Quindi se l'urto è poco violento, urto poco violento, quindi vuol dire particelle lente, abbiamo praticamente che, diciamo così, se questa va in questa direzione e questa va in quest'altra direzione, rimbalzeranno tutte e due nella direzione opposta.
Quindi avremo praticamente che si allontaneranno fra di loro la molecola di idrogeno e la molecola praticamente di iodio. Cioè vedete, inizialmente queste due molecole vanno una verso l'altra, impattano l'una con l'altra, dopo l'impatto, se l'urto è poco violento, abbiamo praticamente che le particelle vanno poi in direzione opposta. Se invece l'urto è molto violento, che cosa succede? Succede praticamente che quindi scriviamo urto violento, qui sono particelle lente, qui sono particelle veloci, abbiamo praticamente che all'atto dell'urto i legami che esistono fra i due atomi di idrogeno si allentano fra loro, vedete? Io li disegno tratteggiati, cioè in poche parole l'urto ha fatto sì praticamente che la distribuzione elettronica che si aveva nella molecola di idrogeno risulti alterata, e contemporaneamente succede qualcosa di analogo anche nella molecola di iodio, quindi il legame che teneva unite le molecole, i due atomi di iodio, si, diciamo così, indebolisce. Contemporaneamente cominciano a crearsi anche dei legami praticamente fra un atomo di iodio della, un atomo di iodio della molecola, un atomo di ossigeno della molecola e anche un atomo di idrogeno della molecola e un atomo di iodio dell'altra molecola. Questa situazione qui, vedete, in cui l'urto ha alterato la distribuzione degli elettroni, per cui si sono indeboliti i legami fra i due atomi di idrogeno e i due atomi di iodio e hanno cominciato a formarsi dei legami fra l'atomo, i due atomi di idrogeno e di iodio, si chiama complesso attivato. Se l'urto è sufficientemente violento, che cosa succede? Succede che si spezzano del tutto il legame tra i due atomi di idrogeno e i due atomi di iodio e si rinsalda del tutto il legame fra i due atomi di idrogeno e due atomi di iodio. Cioè si sono formate due molecole di acido. Cioè in poche parole, la differenza fra questa situazione qui e questa situazione qui. Vedete, la differenza è molto grande, perché? Perché nella situazione che noi abbiamo indicato con uno, chiamiamo questa qui, la reazione non è avvenuta, cioè l'urto si è verificato, ma l'urto non è stato efficace, cioè l'urto non ha prodotto una reazione chimica. Invece nella situazione 2 l'urto è stato efficace, cioè ha prodotto la reazione chimica. Va bene? E quindi è una situazione molto molto diversa. Cioè in poche parole, questa teoria delle collisioni che cosa vi dice? Vi dice che una reazione, per poter avvenire, si deve verificare l'evento dell'urto, ma l'urto deve essere un urto sufficientemente energetico. Praticamente l'urto si deve verificare in maniera tale che l'energia cinetica delle particelle si trasforma in energia potenziale del sistema, l'energia potenziale del sistema deve essere sufficientemente grande da indebolire tanto questi legami qui e da poter permettere a queste due particelle di poi legarsi alle altre due particelle dell'altra molecola. Va bene? Se noi diciamo andiamo a rappresentare questa situazione su un diagramma, il diagramma praticamente è questo, guardate. Noi andiamo a riportare sull'asse delle ascisse quella che è detta la coordinata di reazione. Come coordinata di reazione possiamo prendere, diciamo così, il percorso che fa una di queste due molecole. Seguitemi un pochettino. Le due molecole impattano andando l'una
verso l'altra. Ma io posso prendere un sistema di riferimento solidale con una delle due molecole. Quindi, in poche parole, in questa maniera noi possiamo considerare una molecola ferma e l'altra molecola che si muove con velocità somma delle due molecole. Va bene? E quindi consideriamo come coordinata di reazione la distanza percorsa dalla molecola di idrogeno che va a sbattere con velocità somma delle due velocità contro la molecola di iodio che sta ferma. Va bene? Allora, diciamo così, inizialmente noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente l'idrogeno lontano dallo iodio, lontani fra di loro. E l'energia praticamente potenziale del sistema, quale viene ad essere? Diciamo che è questa qui, vedete? Relativa all'idrogeno e allo iodio. Quando praticamente le due molecole impattano, noi abbiamo praticamente che l'energia cinetica si trasforma in energia potenziale. Noi praticamente, affinché noi possiamo arrivare, diciamo così, in questa situazione qui del complesso attivato, l'energia del sistema deve salire. Deve salire, diciamo, ad esempio, a questo valore qui. Poi, una volta praticamente che si è formato il complesso attivato e la reazione avviene, l'energia praticamente si abbassa un'altra volta e si porta al valore dell'energia di due molecole di HI. Questa è l'energia del complesso attivato. In poche parole, noi abbiamo che, cioè qui sopra, vedete, dobbiamo andare a scrivere praticamente, quando due molecole impattano fra di loro, che cosa si può verificare? Si può verificare che l'urto non è sufficientemente energetico, le molecole non si muovono con sufficiente velocità. Quindi allora che succede? Impattano fra di loro? Allora si comincia a salire questa barriera energetica, si sale. Quando tutta l'energia cinetica si è trasformata in energia potenziale, ad esempio siamo arrivati qua, allora che succede? Si scende un'altra volta in questa direzione qui. E in questo caso in quale situazione siamo? Siamo in questa situazione qui. Urto non efficace. Se invece praticamente l'urto avviene ad alta energia cinetica, ad alta velocità, noi abbiamo praticamente che all'atto dell'urto l'energia cinetica si trasforma in energia potenziale, per cui si sale, arriviamo al culmine praticamente di questa curva qui. Se noi riusciamo ad arrivare al culmine di questa curva qui, allora il sistema scende e va in quest'altra direzione. E l'urto vuol dire che è efficace. Cioè, in poche parole, perché avvenga una reazione deve essere scalata una barriera energetica. E questa barriera energetica come si chiama? Si chiama energia d'attivazione e corrisponde, vedete, a questa grandezza qui. Va bene? Adesso guardate una cosetta. Questa è la differenza tra l'energia dei reagenti e questa è l'energia dei prodotti. Questa differenza di livello qui, a chi corrisponderà? Differenza di energia tra i prodotti di reazione e i reagenti. È il delta H della reazione. Il fatto praticamente che io abbia segnato che l'entalpia di acido ionico è inferiore all'entalpia di idrogeno e iodio vuol dire praticamente che la reazione è esotermica. È chiaro? E inoltre questa grandezza qui, vedete, fatemela disegnare ancora in una, diciamo così, in un colore diverso. Dunque, quella in bianco è l'energia d'attivazione della reazione diretta.
quella là in verde è l'energia d'attivazione della reazione inversa, cioè quella là che porta da acido iodidrico a idrogeno. Va bene? Allora ragazzi, io interromperei adesso a questo punto qui, continuiamo dopo pranzo, va bene?